Ciao, buonasera a tutti, sono Enrico Jay e ben trovati per questo secondo webinar. In questo caso noi parleremo degli Elliott e delle sue onde. Grazie per l'interesse che avete dimostrato con il numero alto delle vostre adesioni e grazie anche per le adesioni al webinar precedente di lunedì scorso sulla analisi ciclica. Oggi, come detto, parleremo di Elliott, tratteggiando sia la figura della persona che iniziando a toccare gli aspetti più importanti del suo lavoro, che vedrete sicuramente vi incuriosiranno, soprattutto per chi ne ha sentito parlare e basta. Sono convinto che poi vorrete approfondire, io vi invierò una dispensa, ma soprattutto avrete la voglia di andare a cercare testi e quant'altro anche sul web. È opportuno, prima di iniziare, dire un grazie a chi ci ospita e a chi permette che questa serie di webinar possa essere realizzata e trasmessa, e parliamo chiaramente del broker FX Pro che vedete qui in home page, broker primario a livello internazionale, pluripremiato, un broker che offre una serie completa di servizi dall'assistenza alle numerose piattaforme, M24, M25, piattaforme anche più professionali e piattaforme che poi consentono anche, eccoci qua, di lavorare con dei propri algoritmi anche per i traders che creano degli expert advisor. FX Pro è sicuramente il broker ottimale per testarli e lavorarli. FX Pro è presente da oltre 11 anni sui mercati internazionali, è licenziato e regolamentato sia nel Regno Unito tramite la FCA che nella Comunità Europea, è disponibile chiaramente, come vedete, in più lingue, offre un'assistenza sia telefonica che con chat e ha gli spread praticamente più bassi sul mercato e tramite le sue piattaforme consente di tradare con una leva che si può tarare fino anche a 1 a 500, sia sul Forex, sui futures, sui vari indici, sulla maggior parte dei titoli azionari mondiali e così via, per cui è sicuramente un compagno affidabile di viaggio. Solidità e serietà sono state appunto testate nel corso di più di un decennio ed è un broker che è stato pluripremiato, come vedete, sia per la velocità che per l'affidabilità per il Forex da numerosi enti istituzionali nel mercato, per cui il mio consiglio è sicuramente quantomeno fare un giro sul sito per andare a vedere cosa offre FX Pro. Partiamo adesso con descrivere qualcosa di Elliott, Ralph Nelson Elliott. Elliott nasce nel 1871 in California. Quello che molti non sanno di Elliott è che effettivamente non era un trader. Non era un trader perché si affaccia ai mercati finanziari solamente dopo aver superato la soglia dei 60 anni. Questo perché? Perché prima lavora in tutt'altro settore, in un settore contabile, nelle ferrovie, nei trasporti e in più parti del mondo, ossia la sua capacità e bravura nella contabilità gli permette di lavorare sia in California che in tutti gli Stati Uniti e di essere chiamato per i suoi servizi anche nel vecchio continente in Europa. Quindi tutta la prima parte della vita di Elliott è totalmente strana a Wall Street e ai mercati finanziari. Ralph Nelson Elliott, che è il padre della teoria delle onde, che ha scritto testi importantissimi e che è la prosecuzione naturale, dobbiamo dire, di Charles Dow, fino all'età di 64 anni non conosce, non approfondisce i mercati finanziari. Tutto questo nasce a causa di una malattia che lo colpisce e che lo costringe a lasciare la sua attività e lo costringe dapprima a stare sempre più spesso tra le mura domestiche fin quando non viene proprio praticamente quasi negli ultimi anni della sua vita immobilizzato a letto. Sboccia quindi la passione per i mercati finanziari,
Eliot comincia a studiare, a leggere in maniera sempre più approfondita e sempre più febbrile man mano che gli anni passano, e riconosce nella figura di Charles Dow il padre dell'analisi tecnica, tanto che in tutti i suoi scritti Charles Dow è l'unico analista che Eliot cita. La sua passione viene a svilupparsi man mano che lui inizia a riconoscere dei movimenti ricorrenti nella struttura dei grafici dei mercati finanziari, e comincia a classificarli e a implementare quindi la teoria di Charles Dow. Charles Dow voleva che i mercati finanziari si muovessero in maniera molto schematica, con tre onde di rialzo che poi erano succedute da tre onde di ribasso. Questa teoria viene sviluppata e migliorata da Eliot, che riconosce in un movimento principale un impulso invece di cinque onde, quello che è il trend principale, con queste onde impulsive, e poi un movimento di ritraccio con tre onde appunto al ribasso. Tutto questo studio fa sì che inizi un carteggio tra Eliot e il signor Collins, che è una persona che pubblicava riviste di settore, di analisi tecnica dei mercati finanziari e di borsa. E quando Collins si accorge che gli iscritti, il carteggio di Eliot, riservano sorprese, dopo un anno comincia a rispondergli e a inviargli del materiale per aiutarlo a approfondire questa sua passione. In pratica, i movimenti che il mercato fa, Eliot li va a codificare dando una serie di principi applicabili in ogni arco temporale e in ogni mercato. In ogni arco temporale vuol dire che qualunque grafico noi prendiamo può offrirci un movimento riconoscibile con le onde di Eliot. Quello che manca a Eliot per chiudere il cerchio, e lui lo cerca febbrilmente perché sente avvicinarsi l'ora della sua fine per la grave malattia, gli arriva proprio da Collins, che fra i vari testi scritti che gli spedisce gli invia anche gli studi di Fibonacci. Quello è l'anello mancante proprio alla catena con la quale Eliot va a chiudere il cerchio, ossia le sue onde, i movimenti che lui codifica, si rende conto che hanno dei rapporti tra di loro che sono quelli dei numeri di Fibonacci. Per cui è fondamentale innanzitutto affacciarsi anche a Fibonacci per chi va a studiare la teoria delle onde di Eliot. Eliot lascia poi degli scritti, importantissimi, fra cui forse il principale è Nature's Law, ossia la legge della natura. Perché? Perché Eliot, come anche per Gunn, come anche per Livermore, che diceva che non c'è niente di nuovo in borsa e che la speculazione si ripete come le colline, sempre la stessa cosa, Eliot ha un approccio che cerca una sintesi di tutte le leggi che governano i fenomeni naturali, perché Eliot ritiene che il mercato azionario costituisca semplicemente un aspetto di tutti i fenomeni naturali. Infatti lui affidava grandissima importanza a osservare sistematicamente la natura per coglierne proprio i cicli più significativi. Essendo appunto il movimento dei prezzi di mercato il prodotto di un'attività umana e quindi soggetta a regole naturali, esso tende a esprimere delle sequenze che sono sempre ricorrenti di onde rialziste e ribassiste, e sono queste onde rialziste e ribassiste riconducibili nel loro insieme a un modello generale, che appunto è il modello che Eliot codifica con le sue onde di impulso e le sue onde di ritraccio. Il mercato viene considerato proprio quindi come un fenomeno che è creato dall'uomo, e quindi lo stesso uomo lo alimenta, e quindi il mercato è proprio permeato di tutti quegli atteggiamenti razionali e anche irrazionali che caratterizzano ogni giorno l'insieme di tutti gli operatori. In altre parole, la borsa per Eliot è un fenomeno di natura psicologica che misura la dinamica tra il pessimismo e l'ottimismo, non misura effettivamente le reali condizioni delle imprese quotate, degli eventi politici, economico-sociali, ma misura le reazioni che l'uomo ha a questi eventi. Per cui è importante ricordare sempre l'aspetto, l'approccio che ha psicologico Eliot nell'interpretazione dei mercati. Chiaramente
necessitando di una massa sempre più ampia di operatori per avere poi una media, chiamiamola così, in maniera impropria, di quelli che sono i risvolti psicologici, è opportuno andare a utilizzare le onde di Elliott su quegli strumenti che sono più liquidi, perché avranno una serie più ampia di operatori che muovono i prezzi. Collins spedisce a Elliott, scusate, Fibonacci, gli studi, gli scritti di Fibonacci, e il pensiero di Elliott quindi si sviluppa da qualcosa che poteva essere non finito o comunque ancora oscuro, prende la luce proprio come vedremo, con l'aiuto dei rapporti, dei numeri, tra virgolette, magici di Fibonacci, che poi nulla di magico hanno, perché effettivamente ha una serie di rapporti estremamente, estremamente logica, estremamente precisa. Passiamo adesso brevemente a vedere alcuni grafici, e in questo caso, ecco, dovreste vedere la piattaforma di FX Pro. In questo caso stiamo usando una demo che, come ho detto all'inizio, anche voi potrete tranquillamente scaricarvi per cominciare a prendere confidenza con il nostro broker. Utilizzare gli stessi grafici che abbiamo visto nel webinar precedente, per un motivo molto preciso, una sorta di rispetto nei vostri confronti, ossia io potrei prendere un grafico di 10 anni fa e andare a cercare su quel grafico esattamente quello che voglio trovare, ma è più, secondo me, serio utilizzare sempre lo stesso grafico a dimostrazione che varie teorie correttamente interpretate le possiamo ritrovare in qualsiasi struttura. È importante dire una cosa prima di addentrarci nel grafico. Qui già vediamo alcune onde. Le onde che Elliott individua sono 8, ok? Onda 1, qui parliamo delle onde impulsive, quindi quelle che seguono il movimento principale, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Queste sono le onde contrassegnate dai numeri, e sono le 5 onde di Elliott. Qui fanno seguito le onde di ritraccio, in questo caso hanno le lettere, quindi onda A, onda B e onda C. Visto che Elliott riconosceva che in natura ci sono dei movimenti che si ripetono e che quindi sono, e qui torniamo al webinar della settimana scorsa, ciclici, noi vediamo come all'interno di ogni onda vi sia al di sotto la stessa struttura che vediamo nelle onde in grassetto, ossia ogni ciclo al di sotto dei sottocicli. Quindi vedete anche qui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, movimento A, movimento B, movimento C. Nient'altro è che un sottociclo di 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. E voi vedete che su ogni movimento abbiamo il suo sottociclo. Questo movimento ha al di sotto chiaramente un altro sottociclo. Cosa fa questo? Fa sì che l'insieme di tutto il movimento, il ciclo completo, ci dia dei numeri, ossia un ciclo rialzista e un ciclo ribassista, 1 e 1. All'interno del ciclo rialzista 5 onde, quella che abbiamo visto prima, 1, 2, 3, 4, 5. Il ciclo ribassista 3 onde, A, B e C. A loro volta le 5 onde nel ciclo rialzista hanno sotto 21 onde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e così via fino a 21. Il ciclo ribassista al di sotto delle sue 3 onde ne ha 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E al di sotto ancora e così via, in un sistema frattale, o per volerla dire in soldoni, un sistema come le matrioste, ossia ogni ciclo ha un ciclo al di sopra e un ciclo al di sotto, ogni ciclo contiene un ciclo più basso e ogni ciclo a sua volta è contenuto in un ciclo più ampio. La cosa che deve saltarci all'occhio è che tutti questi numeri sono numeri di Fibonacci, perché tutti questi rapporti
sono riconducibili alla sezione aurea di Fibonacci. La sezione aurea, cioè, ci dice che un numero di Fibonacci è l'insieme dei due numeri precedenti, ossia 144, niente altro è che la somma di 89 più 55. 34 è la somma di 21 più 13, e così via. Se noi dividiamo il numero 144 del numero precedente, otterremo sempre orientativamente la somma di 0,618, che è la sezione aurea, che è anche il ritracciamento più profondo, più importante di un trend, il ritracciamento più importante, il 61,8%, che è il numero appunto di Fibonacci, la sezione aurea. Per cui vedete come non ci basti sapere che c'è una onda 1, una onda 2, una onda 3, una onda 4, una onda 5. Ci serve sapere che ci sono dei parametri, che adesso andiamo a vedere come siano evidenti e spesso trascurati anche nei grafici, tra le onde e questi numeri di Fibonacci. Qui vediamo ancora le 5 onde, le 3 onde correttive e tutte le sottoonde e tutte le sottoonde ancora, sempre con numeri di Fibonacci. Tutto questo che può sembrare tra virgolette magico, non lo è magico, è importante per noi sapere che tutto questo è come sempre un qualcosa di statistico che non funziona al 100%, ma che la maggior parte delle volte esiste, la maggior parte delle volte è preciso, e se quindi noi siamo pazienti e bravi a riconoscerlo, ci offre la possibilità di stare dalla parte delle probabilità maggiori. Come dico sempre io, non è importante perdere tanto tempo su un grafico se non si riconosce subito, ad esempio, un movimento chiaro. Con internet oggi abbiamo, e con le piattaforme come FX Pro, abbiamo oggi la possibilità di andare a monitorare, a scansionare un così alto numero di grafici, che è più opportuno vedere più grafici possibili al fine di riconoscere in maniera più velocemente possibile quel movimento che è riconducibile, se stiamo studiando Elliott, alle onde di Elliott, in modo da poter andare a selezionare ingressi, target e stop in maniera più probabilistica possibile a nostro favore. Torniamo in questo caso al grafico. In questo caso abbiamo un grafico euro-dollaro con time frame H4 e qui abbiamo selezionato le 5 onde impulsive di Fibonacci, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Ovviamente ci sono delle regole di base, una serie di regole e di sfumature che chi vorrà approfondire, appassionato dalla figura di Elliott, potrà sicuramente fare sia con una dispensa che invierò, sia cercando sul web, che ormai ci offre una serie pressoché infinita di strumenti. Ma ci sono prima di tutto tre regole, tre, che sono immutabili e insindacabili per qualsiasi struttura e per qualsiasi time frame di Elliott. Sono tre regole che adesso vi dico e vanno sicuramente tenute a mente e poi le troverete anche nella dispensa. Ossia, la prima regola è che onda 2, ossia questa qui, può ritracciare anche fino a formare un doppio minimo con onda 1, ma non deve mai andare a rompere il minimo di onda 1, altrimenti non abbiamo una partenza rialzista. Questa è la prima regola. La seconda regola riguarda invece onda 3, che è questa qui. Onda 3, solitamente, è la più lunga fra onda 1, onda 3, onda 5, appunto la più lunga, ma non è mai comunque la più corta, ossia potrebbe essere onda 5, o forse anche onda 1 la più lunga, ma di sicuro onda 3 non può essere la più corta. Se questa è la più corta, abbiamo sbagliato qualcosa, non è onda 3. La terza regola è che onda 4 invece, questa che faccio, può ritracciare anche di più, ma non può mai scendere sotto il massimo di onda 1, cioè sotto questo livello, non può venire qui, può fermarsi qui.
Quindi queste sono le tre regole. Onda 2 non può andare sotto il minimo di onda 1, onda 3 non può essere la più corta tra queste, e onda 4 può ritracciare ma non sotto il massimo di onda 1. Con queste tre regole noi abbiamo già dei parametri importantissimi per capire se stiamo lavorando e individuando correttamente l'onda di Eckert. Vediamo come Fibonacci poi dia un aiuto fondamentale. Perché dico fondamentale? Quando dopo un trend ribassista, io dopo una rottura di questo massimo relativo, ho tutto questo movimento e poi ho questo movimento, posso ben pensare che adesso da qui in poi mi parta onda 3. In questo caso la mia entrata può essere rialzista a questo punto, siccome so che onda 2 non deve tornare sotto il minimo di onda 1, il mio stop sarà proprio appena sotto il minimo di onda 1, perché onda 2 può cincischiare, stare qua, ma non può andare sotto, oppure posso lavorare sulla forza e quindi entrare al rialzo sulla rottura di questo massimo, che è onda 1, perché la rottura darà conferma che qui siamo in onda 3, quindi andrò a prendermi questa parte di profitto. A cosa mi serve in questo caso Fibonacci? A due cose. La prima è calcolare un ipotetico arrivo in basso di onda 2, qui vediamo che mi va a ritracciare del 50% e quindi già qui Fibonacci mi dà una possibile entrata. Un possibile target me lo dà il fatto che qui il massimo di onda 1, il 100% di Fibonacci, abbia come estensione il 161, oppla, scusate, il 161, che può essere il mio target e che infatti è preso da questo triplo massimo. Per cui qui Fibonacci mi dà l'entrata al 50% e il target al 161%. Vediamo brevemente un altro grafico, euro sterlina, con un time frame H1, vedete come cambiano i time frame. Anche qui ho un lungo trend al ribasso. Qui posso pensare che onde A, B e C si vadano formando, per poi proseguire al ribasso con altre 5 onde, ma cosa succede? Che onda A, onda B, e qui rompe, e quindi qui c'è un'inversione di trend. Questa non è onda A e non è onda B, cioè non è il ritracciamento al rialzo di questo trend al ribasso, ma quando questa onda, che adesso noi riconosciamo a questo punto come onda 3, mi rompe questo massimo, questa che io prima pensavo che fosse onda A, per me diventa onda 1, onda 2, e sulla rottura di questo massimo ho la conferma che siamo in onda 3. Come vedete anche qui Fibonacci lavora benissimo sul ritracciamento di onda 2 che non deve andare, pardon, sul ritracciamento di onda 2 che non deve mai andare sotto onda 1. Mi si ferma su questo livello di Fibonacci, arrivato al 100% dell'estensione, cosa vado a vedere? Che posso andarmi a monitorare area 261%, che è l'estensione massima di onda 5, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Vedete come Fibonacci per ben due volte, se io vado a tarare il 100% sulla fine di onda 1, eccoci qua, la prima volta mi dà 161,8 come target di onda 3, la seconda volta mi dà 261,8 come target di onda 5. È chiaro che quindi io abbia sicuramente degli strumenti in più perché ho la mia analisi tecnica di base che mi dice che questi sono massimi decrescenti. Eccoli qua, scusate, questi sono massimi decrescenti, anzi abbiamo anche proprio una sorta di canale ribassista. In rottura di questo massimo, io qui vado a rompere onda 1. In questo caso, quello che io pensavo che potesse essere solamente un pullback prima di una prosecuzione ribassista, che quindi potesse essere questa onda A o onda B, ossia che potesse essere questa onda A e onda B per andare poi a fare onda C, invece onda B mi prosegue, mi rompe questo massimo e quindi per me non è più
un ritracciamento, ma è proprio un'inversione di trend. Quindi io in questo caso, a questo livello, rotto questo massimo, mi si viene a decretare che questa è onda 1, e qui posso cercare i vari target. Il primo target può essere sicuramente un 161,8, che è il livello successivo di Fibonacci, e in questo caso io vedo questa onda 4, a questo punto il mio nuovo livello lo posso andare a cercare al 261, cioè Fibonacci con Elliott lavora in perfetta armonia. Tutto questo era un movimento che Elliott cercava e ritrovava di sovente nei grafici, ma non riusciva mai a codificare effettivamente target di tracciamenti. Una volta che Collins gli spedisce gli scritti di Fibonacci, Elliott vede che essi si attagliano bene ai movimenti, ai ritracciamenti, alle estensioni dei prezzi sul mercato, e quindi integra perfettamente Fibonacci con le sue teorie. Quindi le sue 5 onde di impulso e poi le onde correttive ben si muovono tra la griglia di Fibonacci. Quindi, ripeto, sta a noi cogliere il momento in cui un nuovo trend riparte, o in cui un trend invece non riparte e prosegue al ribasso, e da quel momento in cui noi abbiamo capito se abbiamo un'inversione di trend, se veniamo da un trend ribassista abbiamo un'inversione di trend rialzista, o se abbiamo una continuazione, da quel momento in poi con Fibonacci andare a prendere i punti di ingresso sui tracciamenti e di target sulle estensioni. Sicuramente, ecco, lavorare in questa maniera ci consente di ottimizzare le entrate, perché se so che probabilmente i ritracciamenti dei livelli di ingresso, so cosa devo aspettare. Per cui, ecco, brevissimamente, le proprietà delle onde. Onda 1 spesso viene classificata come la onda meno significativa, perché viene appunto spesso confusa con un forte rimbalzo del precedente movimento ribassista. Onda 3 è statisticamente l'onda più forte, sia come durata temporale che di guadagno percentuale. Onda 4, ossia questa, è solitamente una correzione abbastanza duratura, cioè non è brevissima. Il fatto che corregga abbastanza è per la ragione che la troviamo dopo un lungo rialzo, per cui ha sicuramente i venditori che prima di ripartire per un buon periodo prendono profitto. Poi, ecco, abbiamo poi le onde successive A, B e C a scendere. Se passiamo adesso a un altro time frame, passiamo addirittura da dopo H4 e H1 a un time frame settimanale, e anche qui abbiamo la stessa situazione, ossia abbiamo un chiaro movimento ribassista. Cosa succede? Questa, che noi all'inizio possiamo confondere come onda A, per poi avere onda B, onda C e proseguire giù, in questo caso invece abbiamo la rottura. Questo livello rompe sia la trend line ribassista discendente che questo massimo di onda A, e ci conferma che quindi siamo in onda 3. Onda 3, guardate, va a prendere il 100% del movimento. Da qui abbiamo onda 5 al 161,8. Quindi weekly, H1, H4, nulla cambia, è frattale, è come le matriosche, come si legge spesso, ossia gli stessi movimenti li ritroviamo con dei sottomovimenti sui time frame più bassi. È chiaro, ripeto, che a questo punto, con la rottura del massimo di onda 1, un ritracciamento, la rottura qui, abbiamo sicuramente certezza che siamo in onda 3. A questo punto abbiamo un nuovo ritraccio, eccoci qua, 38,2 di Fibonacci, e può essere sicuramente qui un'entrata rialzista importante. Vediamo quindi su weekly H1, H4. Ancora weekly, in questo caso su euro-dollaro. Trend ribassista, eccoci qua, massimi decrescenti e rottura. La rottura è sempre sopra il massimo di onda 1. Guardate come onda 3 sia
qui alta, vado a ritracciare e da questo punto in poi al 161,8, eccoci qua, che andiamo a prendere i livelli di massimo sull'estensione. Vedete come siano differenti i time frame, differenti le coppie, ma come sia uguale un certo tipo di movimento. Ripeto, non tutti i grafici offrono movimenti così chiari, ma io non sono andato a prendervi un grafico di un titolo sconosciuto. Stiamo vedendo euro-dollaro. Cioè, vi sto facendo vedere che quello che è stato espresso da Elliott lo ritroviamo su dei grafici che tutti noi quotidianamente, non per modo di dire, ma davvero quotidianamente, esaminiamo. Esaminiamo su più time frame. Per cui secondo me è importante andare a cercare il grafico giusto. Il momento in cui si trova il grafico giusto, è importante essere bravi a trovare i punti d'ingresso e a trovare i target, perché ci sono. Vedete come analisi tecnica con la rottura della trend line ci aiuta, come Fibonacci ci aiuti, come le onde di Elliott ci aiutino, e come sia importante, se ricordate quello che abbiamo detto lunedì scorso, vedere come analisi ciclica e onda di Elliott siano molto simili, perché noi abbiamo detto sull'analisi ciclica che quando parte un ciclo, il suo minimo di partenza, se io ho ben individuato il ciclo, il suo minimo di partenza non debba essere rotto, altrimenti non l'ho individuato bene il ciclo, perché il ciclo quando parte deve avere una forte spinta. Elliott in maniera differente ci dice la stessa cosa, ci dice che onda 2 può ritracciare anche facendo un doppio minimo, ma non deve andare sotto onda 1. Stessi dettami di analisi ciclica, stessi dettami analizzati da studiosi e trader, e come vedete sui grafici di oggi funzionano perfettamente. Per cui, prima di dire che tutto è cambiato, che è cambiato il mercato, che ci sono gli expert advisor, o alcuni le chiamano le macchinette o altre cose, rendiamoci conto che effettivamente invece i movimenti che sono stati studiati 100 anni fa, tuttora si trovano sui mercati. Questo perché non interessa vedere che comunque funzioni, perché non lo dobbiamo andare a dire noi, ma probabilmente, forse perché anche l'expert advisor, i comandi che vengono implementati, messi, dati agli expert advisor, che agiscono da soli, ma agiscono da soli in base a dei parametri che sono stati messi dalla mente umana, quindi tutto si riconduce comunque alla razionalità o irrazionalità umana, e secondo me anche negli expert advisor. Spesso, volevo dire una cosa, onda 1 viene descritta come l'onda meno significativa, ma in verità se noi utilizziamo Elliott su strumenti dove possiamo utilizzare i volumi, onda 1 secondo me non è assolutamente. Dopo un trend ribassista, molto spesso onda 1 ha dei volumi molto alti, perché ha la chiusura degli short e l'apertura dei long. Quindi l'operatività su onda 1 spesso, su titoli azionari o indici o materie prime, può essere evidenziata da volumi sicuramente superiori alla media, proprio perché abbiamo gli shorters che chiudono le loro operazioni e i buyer ad aprire i long. Ultimo grafico che vediamo su un nuovo time frame ancora è dollaro contro franco svizzero. Qui osiamo sfidare i 5 minuti. In questo caso ho voluto mettere le 5 onde, ma in ottica ribassista. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Questa situazione, questa che noi classifichiamo come onda 1, questa la classifichiamo come onda 2, questa la classifichiamo, se riusciamo a tirarla, scusate, onda 3 e vedete onda 4. Come abbiamo detto all'inizio, una delle tre regole è che onda 4, nel suo ritracciare, non deve entrare dentro onda 1, cioè non deve andare
a rompere, in questo caso essendo un trend di bassista, il minimo di onda 1. E poi onda 5. Si vede da qui come effettivamente Fibonacci sia pressoché perfetto. Ritracciamento al 100%, estensione al 261,8 per prendere onda 5. Avendo individuato onda 1, onda 2, e sulla rottura noi abbiamo la conferma che questo è partito un trend ribassista, quindi questa è onda 3, quando io ho un ritracciamento a questo livello così profondo di onda 4, che mi va a prendere il livello del 100%, quindi a testare il minimo di onda 1, qui ho chiaramente un risk reward ottimale, perché a questo punto io, avendo certezza che questa è onda 3, che quindi sono in un trend ribassista, un ritracciamento così profondo mi dà possibilità di andare a cercare un'onda 5 ben profonda e con un stop, visto che non devo entrare qui dentro onda 1, sicuramente molto stretto. Quindi qui abbiamo una combinazione di analisi tecnica di base e analisi fatta con Fibonacci e con Elliott che ci offrono una possibilità di trading molto interessante. Guardate sul 5 minuti, l'abbiamo visto sul weekly, su H1, su H4, cioè ogni time frame offre sicuramente qualcosa di importante. Ed eccoci qui che sempre con i nostri supporti e resistenze, come studiato ognuno di noi agli albori, vediamo che questo trend rialzista viene rotto, viene retestato, eccoci qua, 38,2 di Fibonacci, retesta di onda 2 sul supporto rotto da onda 1 e short. Vedete come su qualsiasi grafico, e anche qui ho preso una major, non siamo andati a prendere un titolo sconosciuto e sottile solamente perché avevamo trovato una griglia di Fibonacci che ci andava bene. Qui abbiamo preso coppie che ognuno di noi guarda quotidianamente. Per cui credo che sia importante che ognuno di voi, se è rimasto minimamente incuriosito, cominci ad avvicinarsi alla teoria di Elliott e vedrete poi che ha tantissime sfumature, che le onde possono avere delle estensioni, dei troncamenti, eccetera, eccetera. Ma noi già avere a conoscenza, avere davanti gli occhi che esistono 5 onde principali in un trend al ribasso o in un trend al rialzo, già avere conoscenza che queste onde si muovono bene tra i livelli di Fibonacci, già sicuramente ci offre un vantaggio per poter operare su qualsiasi grafico. Chiunque ha fatto richiesta o farà richiesta avrà un qualcosa per cominciare a studiare e approfondire leggermente di più la vita e gli studi e l'opera di Elliott. E per il momento vi ringrazio ancora FX Pro e vi do appuntamento a lunedì prossimo per il nuovo webinar che faremo insieme e vi invito a registrarvi dalla pagina di home page di FX Pro. Ancora un saluto a tutti da Rico J, grazie e buon lavoro.